Battle Title 16, ve lo raccontiamo io e il mio amico. È arrivato l'upgrade che sconvolgerà tutto, Battle Title 16. La grandissima novità è che ora Battle Title supporta le animazioni GLB. GLB è un formato compatto, veloce per le tue animazioni. Con pochissimi click sarai in grado di importare un modello ed animarlo. Nei video che usciranno nei prossimi giorni ti insegnerò come generare la tua animazione, il tuo modello da siti specializzati e poi importare questo modello in Battle Title e animarlo come desideri, con tutti gli effetti speciali che può attivare Battle Title. E le possibilità sono davvero incredibili e infinite, perché in ogni modello puoi importare tantissime animazioni e quindi farlo camminare, farlo ballare, saltare, tutto quello che desideri. Inoltre è possibile cambiare le texture, aggiungerci la riflessione o effetti particolari sui materiali e passare a una modalità manuale dove animerai tu il personaggio potendo puntare a ogni singolo elemento che lo compone. Utilizzando degli avatar generati da un sito apposito, potrai gestire tutte le espressioni del tuo avatar, avendo a disposizione un morphing stage che ti permette di deformare il modello secondo posizioni già predisposte. Ad esempio, puoi far sorridere il modello, muovere gli occhi, far posizionare la bocca secondo fonemi predisposti. Puoi attaccare dei modelli ad altri modelli, sempre animati, così potrai far interagire il tuo modello con armi o altri avatar. Hai delle funzioni particolari per generare dei loop sull'animazione. Puoi caricare animazioni differenti anche su più modelli. Insomma, puoi creare un mondo finora sconosciuto in Battle Title. Vai a vedere nella community cosa hanno fatto i beta tester con le animazioni, resterai sorpreso. Puoi muovere non solo avatar umani, ma anche qualsiasi animazione e personaggio. Vai su battletitle.com e scopri tutte le offerte a te dedicate. Battle Title, se non ce l'hai, non sai che ti perdi.